Oggi siamo a Montecatini, parliamo di Vetrina Toscana, un progetto interessante, innovativo, molto social ma anche televisivo per promuovere le eccellenze della ristorazione ma anche dei prodotti del nostro territorio. Certo, senz'altro, questa è un'occasione, una delle tante che in questi ultimi anni riusciamo a realizzare proprio per promuovere la ristorazione che maggiormente si impegna nell'utilizzo dei prodotti toscani. È un progetto che la Regione ha sviluppato in alcuni anni di attività, a questo punto ha raccolto circa un migliaio di ristoranti e circa 300 botteghe alimentari che entrando nel progetto si impegnano ad avere nella loro attività ordinaria a trattare almeno 30 referenze merceologiche nell'arco dell'anno. Referenze merceologiche sono le nostre denominazioni di origine protetta, che sono ben 28. Giusto ieri si è aggiunta la 28esima, che è la finocchiona, hanno raccolto l'invito di sviluppare una cucina collegata con i prodotti del territorio, anche se poi la rielaborazione è lasciata libera. Insomma, ecco, noi non vogliamo vincolare la cucina ad un percorso di sola tradizione. Va bene la tradizione, va bene anche l'innovazione, che in cucina comunque avviene sempre e comunque, per contaminazioni, per accostamenti anche talvolta arditi. Quello che interessa al progetto Vetrina Toscana è il legame con i prodotti toscani, con i prodotti del territorio, un territorio che ne esprime moltissimi, 28 denominazioni, ma abbiamo poi 450 prodotti tradizionali in un elenco specifico voluto dal Ministero, in più poi anche tutti i prodotti biologici di cui è possibile mantenere la traccia di origine sono tra i prodotti che è possibile elencare all'interno di chi aderisce a questa scala. Quindi insomma, questi numeri ci sembra che parlino abbastanza chiaramente. Proprio in questa settimana abbiamo fatto una iniziativa a Milano per Expo 2015, la sede dove si è svolta è il Touring Club Italia, sede nazionale a Milano, appunto in Corso Italia, e questo ci ha dato modo anche di fare una presentazione fuori regione che ha avuto un suo riscontro. Ecco, fra l'altro, se la voglio interrompere, l'avete anche lanciata con un percorso a piedi tra la Toscana, fra Firenze e Milano. Sì, una cosa molto interessante, molto innovativa, cioè vecchia maniera ma innovativa, molto seguita sui social. Sì, abbiamo fatto anche questo percorso, un viaggio artusiano, così è stato chiamato, in cui si sono alternati alcuni pochi toscani che in questo percorso giorno per giorno si trovavano a cucinare con un collega di un'altra regione, in sostanza poi le regioni attraversate sono state l'Emilia Romagna e poi ovviamente la Lombardia. E l'ultima serata è avvenuta a Milano il 20, quindi nel ristorante Il Tronco. Sono stati sicuramente momenti e occasioni di confronto e di comunicazione, soprattutto sui social. Perché come dicevo precedentemente, la cucina è sempre un ambiente di contaminazione, non si può relegare a un contesto di rigore eccessivo, perché intorno a una tavola, intorno alla cucina ci si confronta, ci si apre, si chiede, ci si informa, si raccontano le storie, e proprio anche per questo, sempre nell'ambito del progetto Vetrina Toscana, è nato anche il contest Storie di piatti e territori, che sono un'opportunità per raccontare da parte di tutti, da parte di toscani, non toscani, purché si utilizzino prodotti toscani o si raccontino storie che comunque sono avvenute in Toscana, proprio per esaltare e recuperare la multiforme storia che gira intorno alla cucina, ai piatti, ai prodotti, insomma, che è ricchissima, molto più ricca di quanto noi stessi si riesca poi a rappresentare anche nel progetto. Insomma, scopriamo sempre novità, sempre elementi di interesse aggiuntivo, insomma, quindi un invito anche a partecipare a proprio piatti-territorio.it è il sito dove ciascuno può raccontare una propria storia e legarla
ad un piatto che ricorda, che ha sviluppato, che lo lega a un particolare evento, a una particolare relazione con altre persone. Ecco, un evento, una storia da raccontare e anche la Toscana in bocca. Un evento enogastronomico che si svolgerà a Pistoia dal 30 aprile al 3 di maggio. Più di 80 piatti della tradizione toscana, qualcheduno anche un po' rivisto in chiave pistoiese. 25.000 persone l'anno scorso, e con l'augurio di ripetere anche questa manifestazione. Certo, anche questa manifestazione, che è quella per cui oggi ci troviamo qui all'Istituto Martini di Montecatini, è proprio per presentare e per anticipare l'evento che si svolgerà nelle date che lei ha ricordato. È un'occasione specifica, particolare, che in questa nuova edizione anche noi confidiamo possa raggiungere risultati già espressi lo scorso anno. All'interno di questa manifestazione ci sono presenti alcuni ristoranti di Vetrina Toscana, perché con il progetto Vetrina Toscana noi raccogliamo tutte le tipologie di ristorazione, dall'osteria allo stellato, insomma, ecco, non esprimiamo un giudizio sulla qualità o sul servizio complessivo della ristorazione, ma il legame col territorio. Questo è l'elemento fondamentale del progetto di Toscana, e quindi anche per Toscana in bocca questo sarà, diciamo, il punto da far emergere nei vari momenti in cui ci troveremo a raccontare di nuovo il progetto di Toscana. Bene, è una bella occasione anche coinvolgere un istituto alberghiero in questo percorso, perché anche gli istituti alberghieri sono per noi un obiettivo. Li abbiamo coinvolti anche a Milano nell'occasione della conferenza stampa del 21 aprile, dove erano presenti 8 ragazzi dell'istituto alberghiero di Grosseto, bravissimi e molto professionali, come lo saranno sicuramente anche i ragazzi di questo istituto. E come molti altri istituti, noi abbiamo avuto occasione di coinvolgere nelle nostre attività. Insomma, Vetrina Toscana è anche stato altro, nel senso che abbiamo coinvolto anche le biblioteche attraverso una combinazione fra il libro, la cultura e la degustazione. Un percorso, il cibo per la mente e il cibo per il corpo, potremmo sintetizzare, come anche i musei. Anche nei musei abbiamo cercato di combinare, e i risultati ci stanno dicendo che questi sono percorsi che tutti noi vogliamo, che tutti noi cerchiamo, e che ci permettono di riavvicinare luoghi tradizionali, luoghi che certe volte possono apparire più distanti da noi, invece in un momento, in un'occasione di convivialità, ci fanno rivivere in una forma più vicina, più piacevole, e quindi rendere nuovamente attrattivi anche luoghi che talvolta magari non sempre sono visti nella giusta ottica di attenzione da parte di tutti noi. Insomma. Bene, abbiamo scoperto dei lati ulteriori di Vetrina Toscana, un meccanismo per promuovere le nostre eccellenze, ma il nostro anche territorio. Io direi però di andare a vedere gli 80 piatti che ci aspetteranno alla Toscana in bocca. Certo, senz'altro, è un invito da cogliere immediatamente, perché sarà sicuramente un invito goloso e curioso, perché in quell'occasione potremo vedere piatti e prodotti, incontrare produttori, avere la possibilità di assaggiare, degustare e ascoltare anche in qualche occasione brevissime e sintetiche rappresentazioni anche di quello che vi ho raccontato, spero anche in modo migliore del racconto che vi ho fatto io oggi. Bene, e allora non ci resta che andare a tavola a vedere il lavoro degli chef. Andiamo. Grazie.